Libro noi ne parliamo. Io credo che oggi veramente c'è un'identità maschile fortemente in crisi. E che va, come dire, per quello sento veramente che la sfida è culturale. Per questo anche questo nostro libro, attraverso le storie di queste ragazze, dal loro dramma, ma dalla loro anche forza di riscatto, di farcela, di una prospettiva nuova di futuro e di vita, è anche, come dire, è anche una lezione a tutti noi. Noi dobbiamo impostare una vita, una società, lavorare per un futuro, per una società più umana, dove le relazioni, il rapporto uomo-donna sia impostato veramente sui valori, sul rispetto, sul riconoscimento dell'altra. La nostra è una società che mercifica, una società del consumo, dove addirittura il corpo di una donna, il corpo di bambini possono essere usati, consumati. E guardi che dentro tutto questo c'è un esercizio incredibile di potere. Quando io uso il corpo di un'altra, di un altro, di un bambino, di una donna indifesa, straniera, senza documenti, lì io esercito il dominio, il potere. C'è ancora troppa logica di potere, di dominio. E noi abbiamo bisogno di passare a una nuova modalità di stili di vita, di rapporti, di relazioni, sul rispetto, riconoscimento dell'altro. Ecco, e ribadisco, il libro, pur nella sua semplicità, ecco, pur nella sua snellezza così, però tutti questi temi li affronta, li tocca. E per quello io credo, come ripeto, veramente è la sfida culturale. E qua ci dobbiamo sentire tutti impegnati, istituzioni, volontariato, chiesa, singoli cittadini, tutti. Non è un problema che riguarda altri, è un problema che ci riguarda tutti. Sorella, può essere un problema anche di mancanza di informazione molto spesso? Carenza nell'informazione, perché... Non ho sentito bene, no, scusi. No, dico, può essere un problema anche di carenza nell'informazione? Perché da quello che è stata, diciamo, l'esperienza nostra giornalistica dei servizi realizzati, ci accorgiamo che effettivamente quella che lei parlava, si chiamava domanda, chiaramente, sì. Che se non viene meno, chiaramente l'offerta ci sarà sempre. E perciò, in qualche modo, tra virgolette, lei intendeva poi colpire soprattutto chi fa la domanda, in qualche modo. Le istituzioni dovrebbero fare queste, però poi succede come è successo ultimamente a Padova, a Vicenza se non sbaglio, praticamente che c'è stato questo sindaco che ha chiesto ai vigili di multare i clienti, e poi le prostitute si sono invece ribellate scendendo per strada, roba del genere, perché poi non dimentichiamo ci sono anche prostitute consenzienti che sono perfettamente consapevoli di quello che fanno, oltre quelle che sono sfruttate, perciò quello è un discorso di volontà. Cioè, che è tutta un'altra storia. Sì, sicuramente. Però, scusa Antonella, volevo salutare Sora Rita. Salve, sono Rosario Enrico. Sora Rita, buonasera. Mi sente? Sorella? Si sente un po' male qui, non riesco a sentire bene. Sono Rosario Enrico, volevo salutarla, Sora Rita. Buonasera, buonasera. Rosario, buonasera. Come sta? Bene. Adesso sento bene, sì. Mi sente meglio? Sente? Sì. No, volevo praticamente, Antonello citava questa situazione del sindaco di Vicenza, ma io volevo fare una netta distinzione, come credo, ecco, dalle sue parole, dal libro che ha scritto, e gli faccio i miei complimenti. Io credo che qua non parliamo di una libera scelta, qua parliamo di ragazze che vengono, prese. Raccontandole di sogni, una vita migliore, l'Occidente, l'Italia, il bel paese, il sole, parlando solo della nostra nazione, e poi vengono qui e praticamente vivono un incubo, trovano il marciapiede, prendono il loro passaporto, vengono violentate, vengono sfruttate, vengono drogate, e come nel nostro caso nel film noi raccontiamo che alla fine ci sono ragazze che muoiono, ragazze che valgono 2000 euro, dove un procacciatore, chiamiamo così, di affari, di esseri umani, si lamenta nel film che lui perde 2000 euro, ma non tiene conto di una vita umana.
Quindi io farei una netta distinzione. No, no, ma io parlavo, Rosario, del... Sì, sì, no, no, ma non era una cosa. Era, siccome durante la presentazione del film La Casa del Cinema c'era, ricordo, una signora che nella vita fa la prostituta per libera scelta, e io praticamente ricordavo che noi nel film trattiamo, come nel libro che avrò il piacere di leggere, di Sora Rita, noi parliamo di un fenomeno completamente diverso, non parliamo di una libera scelta, parliamo di gente che viene violentata, come dice, tolta la dignità, praticamente, e a volte queste ragazze vengono anche uccise. No, certo, dicevo appunto prima, per quanto c'è magari la possibilità di non lavorare per alcuni giorni, spesso vengono soppresse proprio per... qui la mancanza completa di rispetto della vita umana, sembra veramente agghiacciante. No, comunque il discorso di Vicenza, io dicevo un'altra cosa, che di fronte a un provvedimento di questo tipo, quando ci sono poi delle prostitute consenzienti che scendono in piazza e armano una protesta di quel tipo, chiaramente è molto più difficile poi arginare il fenomeno dello sfruttamento. È chiaro, perché in qualche modo va a coinvolgere anche quello, e a travolgere anche, secondo me, l'eventuale prevenzione e repressione di questo fenomeno. Ma secondo me bisognerebbe allora riaprire il vecchio discorso, legge Merlin, riaprire praticamente le case. Penso che sia caduta un attimo il collegamento, vediamo un po' se riusciamo a ripristinarlo direttamente dalla regia. Però era questo, sì, dicevi delle case. Sì, perché a questo punto. Sì, è caduta la linea? Sì, sì. Adesso ripristiniamo subito il collegamento. Quindi riaprire. Ricordiamo che in diretta c'era Sor Rita Giarretta, dell'Ordine delle Suore Orsoline, che appunto ha realizzato un bellissimo libro che si chiama Non più schiave, sottotitolo Casa Ruth, il coraggio di una comunità. E hanno, ci dicono dalla regia, che hanno ripristinato il collegamento con Sor Rita, Giarretta. In linea? Sì, adesso siamo. Era caduto un attimo il collegamento. No, per ritornare di nuovo al discorso di prima, precedente, appunto noi parlavamo del discorso di Vicenza, però c'è stato la protesta delle prostitute consenzienti, che lo fanno per libera scelta, in qualche modo ha travolto e in qualche modo ha ostacolato sicuramente quella che è poi la prevenzione e la repressione del fenomeno di fronte a un provvedimento poi del sindaco che mirava a colpire i clienti. Probabilmente se si facesse un po' dappertutto questa cosa sarebbe molto più semplice, almeno arginare il fenomeno, però sembra quasi che non ci sia la volontà politica tante volte. Per esempio c'è un discorso, tra l'altro anche di cattiva informazione a mio avviso, sorella, quando si parla ho potuto constatare che la maggior parte dei clienti chiedono rapporti non protetti e si parla soprattutto di persone sposate, lei come la vede questa cosa? Sorella? Sì? Sì, no, dico... Continuo a dire che io sento molto male. Dico... Comunque mi sembra di aver colto che parlate sulla figura del cliente. Sì, la figura del cliente è veramente che chiede rapporti non protetti. Spesso succede soprattutto... sono persone sposate quelle che chiedono rapporti non protetti. Sì. Sì. Questa è una testimonianza che posso confermare dalle ragazze. Quando riusciamo poi a parlarne insieme... delle loro storie, di come vivono la relazione anche con questi clienti, e mi raccontano proprio che sono molte le persone, giustamente come dice, sposate, che chiedono questa di avere possibilità di rapporti non protetti. E non lo so, ripeto, continuo a dire come prima, c'è un qualcosa nella figura dell'uomo maschile che oggi, come dire, si sta interrogando, che sta vivendo veramente una grande confusione. Non so cosa può sperimentare, cosa va alla ricerca attraverso questo, mettendo a rischio la sua vita, la sua salute e la salute anche delle ragazze. E poi pensando, non solo, è quella che dei familiari, della moglie. E pensando che poi questo suo rischio lo porta in famiglia. E certo, questo parlavo perché... Cioè è un qualcosa di veramente che è difficile comprendere cosa sta pensando, cosa può... portare questa persona. Poi tanto c'è a mettere a rischio la sua vita, la vita della sua famiglia, certo. Che loro ignorano tutto.